Vi faccio l'esempio delle perversioni. Allora, nel nostro cammino evolutivo passiamo attraverso diversi stadi della nostra sessualità. La sessualità orale, sessualità anale, genitale, adulta, eccetera. Allora, ognuno di noi ha lasciato qualche investimento nelle zone della sessualità infantile. Questo è l'altro grande insegnamento di Freud. Vi parla della sessualità come di un grande popolo, che emigra da un territorio a un altro, tutti insieme, ma a un certo punto una parte di questo grande popolo si ferma in una regione e gli altri proseguono, poi se ne ferma un altro e gli altri proseguono. Alla fine gli altri arrivano alla terra, tutti, il più grosso arriva, mettiamo, alla terra promessa, si stanziano lì, quella è la sessualità adulta. Nel frattempo hanno lasciato una parte nella sessualità orale, infantile, eccetera, eccetera. Ok, questa è una metafora chiara. Bene, tra le sessualità infantili ci sono anche le perversioni. Cioè il bambino, siccome ha zone erogene come sono la bocca o la zona anale, può andare incontro a dei momenti in cui la sessualità si concentra su quello. Vi faccio un esempio. Da bambino questo cliente aveva una cuginetta che giocando una volta gli aveva fatto fare una punizione e come punizione gli aveva dato delle ginocchiate nel sedere. Il bambino era nell'età in cui nella zona anale c'è investimento libidico. Per cui che cosa ha provato? Piacere. Durante che cosa? Una punizione. Siccome la cugina era una, questo bambino era attratto da questa cuginetta, si è creato un engramma. Persona attraente, persona punitiva, che però è attraente, che genera piacere. Questo bambino è andato avanti per periodi a crearsi delle fantasie immaginarie, delle fantasie. Queste fantasie praticate più volte si sono attaccate a cosa? Al piacere sessuale. E quindi hanno una parte della neurologia collegata al sistema emozionale, ha creato una zona forte. Come dire, la sua popolazione che sta avanzando, ha lasciato una parte buona del contingente in quella zona lì. Allora, adesso vi dico, se mettiamo questo ipotetico bambino, poi cosa succede nella vita? Che avrà una sessualità adulta normale, mettiamo, e dipende da quanto ce n'ha lasciato là. Mettiamo che l'80% sia qua, un 20% è qua. E quindi cosa gli succederà nella vita? Che avrà delle immaginazioni di donne sadiche e di essere punito da una donna sadica provando piacere. È chiaro?